Ezo tricusi a ta otto e isoio a mezzo pezza e isoio a mezzo pezza pro e pro e lo di scarpa si scollava saschio che pe pazzola saschio che pe pazzola la sporta. Sono Pierangela Calzone, mi occupo di teatro da 25 anni. Vivo in Sardegna e vorrò vivere in Sardegna. Basta, faccio teatro qui nell'isola e voglio continuare a farlo. Adesso siamo a quattro passi da casa, questa è la nostra terra. E cerchiamo di rappresentare la nostra terra musicalmente, teatralmente, raccontando il senso di appartenere ad un'isola del Mediterraneo, e esserne parte, completamente parte. Questa è la mia vita, in due parole. Questo è, raccontare la mia isola. Io sono Pierangela, Minaru Pierangela Calzone, acco teatro in Sardegna dai 20 chimbannoso, isto in Talavà, in sa provincia di Nugoro, Namusu. Su travaglio meu este custo de acere teatro, de contare questa terra e de cantare pure questa terra che su teatro, che sa musica e cantare e contare i tecere narrere se sardoso in una isola minoredda ma che este parte importante, presenza manna in tutto su Mediterraneo. Custo este su chi accoglieo, che su teatro, che sa musica. Custo este. Allora, il nostro gruppo è Associazione Culturale Tenore Antonio Melia di Orosei. Nasce una decina, 12 anni fa, con ragazzini che 13, 14 anni. Erano amanti del canto sardo. E Orosei non è una cosa, prima non era una cosa facile trovare ragazzini che si avvicinassero al canto a tenore. Una vita eterna, dai alla fortuna. Sarda, diciamo che è come una pietra di identità. Uh-huh. Ed è difficile distruggere una pietra. Uh-huh. La musica e la cultura sarda è lo specchio della lingua. Camminano insieme queste due identità, quella linguistica con quella musicale, o tradizione musicale o tradizione orale. Quindi direi che è la stessa cosa in Sardegna, la lingua e la cultura musicale. Stanno resistendo tutte e due, non più una dell'altra, è insieme, stanno resistendo insieme. Però indubbiamente tutta il mondo culturale musicale aiuta moltissimo anche il passaggio della lingua, quindi aiuta a non perdere questa identità linguistica anche. Diciamo che sono due forze che si danno forza l'una con l'altra, si aiutano l'una con l'altra, identità linguistica, identità culturale, orale, musicale, camminano insieme, provano insieme ad evitare un po' questa invasione, diciamo, cosmopolita, positiva, ma non sempre positiva in questo caso, perché ci rattrista il fatto di poter perdere questa lingua e queste tradizioni culturali e musicali. Stiamo resistendo. Diciamo che la Sardegna ora è in una fase di resistenza rispetto a queste cose qua.
esiste un legame, una sorta di fil rouge che lega la cultura sarda, del canto a chitarra in particolar modo, alle espressioni musicali della penisola iberica, quindi della Spagna, andaluse, ma anche galiziane e portoghesi, penso alla cultura portoghese evidentemente del canto. E questa unità culturale verosimilmente si realizza sotto l'impero spagnolo, quando la Spagna diventa capitale del mondo, capitale di modelli artistici, culturali e di vita. La Sardegna, che era un regno, quindi una parte importante di questo impero, è un centro vitale di scambi culturali, di interferenze culturali. È anche un laboratorio sperimentale dove le varie culture si vanno a innestare, a influenzare reciprocamente quella che è la cultura autoctona. In tutto questo possiamo trovare un filo comune nella musica della nostalgia, che è questo sentimento che un po' lega le culture mediterranee e che trova espressione tanto in Sardegna quanto nella penisola iberica, e che è capace di unire posti spazialmente lontani ma culturalmente molto vicini. E per te personalmente, che significa la malinconia nella musica? È qualcosa triste o qualcosa felice? Perché per me... La malinconia per noi abbiamo molti elementi comuni con il Portogallo, no? Abbiamo un po' questo senso di grandezza, ma al contempo di incompiutezza, cioè di mancanza. Così come la Spagna, che è passata ad essere il centro del mondo del Cinquecento, a essere uno stato come gli altri oggi. Canti maschili e canti femminili. Fondamentalmente in Sardegna si può distinguere nettamente fra questi due universi tematici e anche sonori. Quindi i canti maschili sono più articolati, se vogliamo, perché vengono da situazioni di tipo collettivo. Quindi difficilmente l'uomo canta da solo. Si è creata appunto questa grande cultura del tenore, che non è il coro, e quindi un canto a quattro voci, in alcune regioni a cinque, della Sardegna intendo sempre, però limitiamoci alla mia area geografica, quindi un canto a quattro voci maschile, e quindi già noti questa grande differenza, mentre il canto femminile è soprattutto un canto a voce sola. Un canto a voce sola narra di nostalgie e narra proprio di questa anche distanza con l'universo maschile, perché tradizionalmente l'universo maschile e l'universo femminile in Sardegna erano separati, nel senso che l'uomo era in campagna, spesso con le pecore, quindi con l'attività pastorale, e la donna viveva invece la collettività del paese. Quindi spesso questo canto femminile è o una ninna nanna, o una filastrocca per il bambino, o un canto di amore, mentre il canto maschile è più articolato collettivamente e spesso è la ripetizione di una espressione di tipo poetico, quindi un poeta che scrive un testo e poi magari col tenore viene articolato e divulgato attraverso il canto a tenore, però spesso, non sempre, l'autore è un poeta e quindi c'è l'articolazione a gruppo nel canto maschile, mentre nel canto femminile la distinzione è che la donna canta da sola, canta per suo figlio, canta per il suo amato, canta per un sentimento interiore, quasi sempre legato all'essere madre nella tradizione musicale sarda, quindi ninne nanne, filastrocche, anche canti di lavoro fra donne.
La musica ha nato in una scuola o dei genitori o la tradizione? Noi. Sì, così. Sì. Così. No, no, ce ne sono scuole, qui come ti no, tu nasci già con la, la predisposizione, nel senso Alessandro, lui mica sapeva che poteva fare il basso, però ha iniziato a fare dei suoni, quindi cosa fai? Tu inizi ad emettere dei suoni oggi, inizi ad emettere dei suoni domani e poi ti affianchi a uno che ha studiato il canto prima di te, che ha appreso da altre persone prima di lui e piano piano curi la, i vari passaggi. Ammettiamo che tu non hai mai cantato. Fai il verso che stai facendo prima. A che sta contra? Sta contra? Ehi, a che? Come? Ehi, a che? Stelle! Poi se mi va il basso. Cioè non è che io vado a scuola, come si chiama dove si studia la musica? Al conservatorio. Conservatorio. Capito? Cioè come ti trovi canti. E poi ma c'è questa leggenda che i suoni del canto da tenore sono suoni della natura e tanto, ma sono barzellette inventate da degli etnomusicologi, capito? Se tu senti qualcuno dire a base, ba, non mi penso, ba, e io, cioè è come parlare, poi il brato della pecora. E pure il verso del vento, mica un sardo ascoltava il verso del vento, era più attento a qualcuno che gli fregava il bestiame che ascoltare il vento che sibilava, oppure più attento a qualche volpe, a qualche cinghiale, a qualcun altro. Queste sono storielle inventate dai etnomusicologi giusto per fare una fioritura del canto, altrimenti non c'entra niente. Perché dimmi tu, qual è il sardo che va a ascoltare il verso degli uccellini, come si chiama? Proprio poeticamente parlando, non sono pascoli, carducci, leopardi, erano dei pastori abituati a vivere alla macchia o in campagna, nella solitudine, mica si mettevano ad ascoltare gli uccellini cantare, ascoltavano i versi degli animali che potevano aggredire le pecore o le mucche o i cavalli o qualcos'altro. E sono tutte cose che ci hanno inventato gli etnomusicologi giusto per fare qualcosa di che è bello, però mai nessuno si è dedicato a decifrare questi versi in nonsense. Tipo il nuraghe di prima, no? Ah, il nuraghe l'hanno fatto finire, ma quando mai? Se non esistevano ancora. Quindi questo senso della perdita crea la malinconia, che a livello musicale si traduce in cose meravigliose. E il senso della perdita, che è la sofferenza, è il motore di ogni poesia, di ogni elaborazione musicale. Se noi non ci sentiamo un po' incompiuti, non siamo in grado di elaborare bellezza e di produrre bellezza. Per me la malinconia, a me la malinconia riporta sempre di contro il termine di viaggio, di partenza. Per me malinconia è uguale a partenza, ha lo stesso significato della parola partenza. Partire è già avere malinconia. Appena partire per me è già provare una malinconia. E penso che anche per un sardo in generale, a parte me, anche in questo ci riconosciamo. È subito un sentimento che scatta con la distanza, da un essere, da un'essenza, da una sofferenza anche se vogliamo, perché come vedi siamo a 40 gradi, non è una situazione, diciamo, fresca, però noi siamo abituati a questa forza della natura, a questa forza delle temperature, a questa forza della bellezza estetica, del mare, delle rocce, delle montagne, non so. E questa distanza, solo pensare ad una distanza o ad una partenza, per un sardo è già malinconia, anche se non sei ancora partito. Però fondamentalmente malinconia è la distanza, è la partenza, che poi è una gioia, insomma. Però la proviamo tutti, penso di poter parlare per tutti. Lasciare questo, lasciare un profumo, lasciare un senso, di dare lo stesso senso alle cose, questo è la mancanza di questo, cioè quando tu parti
ti incontri con persone bellissime, certamente, interessanti, aperte mentalmente, intellettuali, quello che vuoi, ma qui c'è il dare lo stesso senso alle cose, anche se non ci conosciamo. Partiamo già da questa cosa è quello di cui soffre il sardo quando ha malinconia. Manca questo dare lo stesso senso alle cose. Questo, così siamo, non ci siamo messi d'accordo, così mi viene da dire. Questo è la malinconia. Non poto riposare, amore coro, per se ne atteso, don si mamentu, noi stesi in tristura prenaro, ne in dispiacere o pensamentu, t'assicuro che a te solubramo, cattamo forte t'amo e t'amo e t'amo, t'assicuro che a te solubramo, t'amo forte, t'amo e t'amo, t'amo. Stavo dicendo prima, cantare è una sorta di alleggerimento per l'anima. Quando tu ti senti triste, cosa fai? Canti. Quando ti senti felice, cosa fai? Canti. Quando sei innamorato, cosa fai? Canti. Canti poesie d'amore per la tua donna, per il tuo uomo. Ognuno canta quello che vuole. E anche per noi cantare è una sorta di alleggerimento, perché noi veniamo qui dopo giornate di lavoro, noi lavoriamo il pane Carasau con Alessandro e ci svegliamo ogni mattina alle 4:30. Quando già inizia la giornata a diventare mezza, è un po' faticoso arrivare alla fine. E quindi cosa facciamo? Per alleggerire il tutto cantiamo a bocca seria, a bocca torrare voce, ogni tanto facciamo un miserere, anche se non si dovrebbe fare, però comunque ti aiuta a portare avanti la giornata, ecco.